Lavoratori con superpoteri speciali, sono buoni e difendo la terra da tutti i mali, mentre fanno finta di essere solo degli animali. Si credeva che il nome brutto fosse stato sconfitto, ma con la più vita di un gatto, che ho campo di alfabeto, e per X ma i nostri eroi vincono anche in condizioni estreme, perché loro hanno delle skill supreme. Guerrieri coraggiosi ed intavidi con la coda pucciosa, hanno degli artigli che graffiano ogni cosa loro. Si battono per la giustizia e la verità, e per una pizza in più se qualcuno gliela dà. Benvenuto promesso con la sua falsità di regalare a tutti una skin di Fortnite, che nessuno, Diego, Marco ed Angelo sono stati scammati, e lui in tre mostri li ha trasformati. Diego era diventato un serpente gigante, Marco un ragno volante ed Angelo era quello più inquietante. Ma non ve lo descrivo o mi metto in time out Atlante. Ma adesso non state tanto a preoccuparvi voi, perché lo sapete di chi abbiamo bisogno noi. Guerrieri coraggiosi ed impavidi con la coda pucciosa, hanno degli artigli che graffiano ogni cosa loro. Si battono per la giustizia e la verità, e per una pizza in più se qualcuno gliela dà. Per combattere in greggio e magia che serve, ma altra magia lo saprebbe che noi mi l'amica mia. Quindi due eroi dopo essersi mangiati un grande panino si sono recati dove si trovava il mago Spideido. Yusef lo stava aiutando a fare una pozione per respirare sotto l'acqua senza usare nessun polmone. Chissà, spiega loro che gli serve una cura per quegli esseri infernali, e senza fargli male farli tornare normali. Sfideino, prepara una ricetta. Papà, sei chiacco, maialina, dice dovete fargliela bere prima che canti la gallina. Jay ti chiede ma non era il gallo a cantare, il mago dice non tutto ciò che è quello che può sembrare. I maghi sono serpenti enigmatici, ma adesso chi ci potrà salvare? Guerrieri coraggiosi ed impavidi con la coda pucciosa, hanno degli artigli che graffiano ogni cosa loro. Si battono per la giustizia e la verità, e per una pizza in più se qualcuno gliela dà. Per battere il Diego serpente, JD lo guarda negli occhi senza fare niente. Poi all'improvviso fa una faccia che fa ridere un botto, che inizia a ridere come un matto e che lancia l'acqua in bocca con un abile scatto. Diego ritorna umano e dice non bannatemi stavolta, non è colpa mia Marco, che Marco la mia volante dice tutta una bugia. Ma il nome è brutto, che in quel modo lo faceva parlare, e poi faceva dei versi disgustosi da ascoltare. Ti entravano nella testa e te la martellavano. Di brutto allora Chris decise di fare un sonoro rutto, ragno rimase talmente distratto come se lo avesse morso un ratto. JD con una palestra lancia un dardo di acqua maialina nella bocca di quel mostro che gli era sempre più vicina. Marco si risveglia attorno al Marco che conosciamo. Fatti di se qualcuno in live, a chi doniamo? Noi possiamo sempre contare su di loro. Sono preziosi più dell'argento e dell'oro, e sono più eleganti di un castoro. Chi sono costoro? Guerrieri coraggiosi ed impavidi con la coda pucciosa, hanno degli artigli che graffiano ogni cosa loro. Si battono per la giustizia e la verità, e per una pizza in più se qualcuno gliela dà. E al turno di Angelo, che era davvero raccapricciante, sembravo l'incrocio fra un personaggio di Eschino Hotel ed un elefante. Ma per farlo tornare normale basta un istante. Chris Lee disse che se l'acqua avesse bevuto, Sfida il moderatore gli avrebbe regalato la parte angelinando a combattere con la sua parte mostruosina. E poi con la sua propria uscita inizia a bere l'acqua maialina. Anche Angelo torna normale, ma quando capi che la cosa del mondo era solo un troll, ci rimasse male. Il nome brutto non ci provo neanche a battagliare con i borsetti. Scappo via con una mongolfiera dicendo un giorno vincerò io, maledetti. Ma insomma, si sapeva che non c'era speranza per il male, quando in guerra ci sta il tuo animale. Tu eri coraggiosi ed infamili con la coda pucciosa, hanno degli artigli che graffiano ogni cosa loro. Si va.
sempre vincerà quel carro, no, lo sa. So.